I tempi stringono, il 31 dicembre si avvicina e i precari siciliani in servizio negli enti locali temono per il loro futuro. È una delle emergenze sociali sul tavolo del neo presidente della regione, una delle tante da affrontare e da affrontare con urgenza. E proprio ieri Rosario Crocetta, assistito da tecnici esperti, è volato nella capitale per un incontro al Ministero dell'Economia, dove è stato messo a punto un piano per salvare i 18.000 LSU, piano che prevede sul fronte romano una proroga di almeno 7 mesi, mentre a Palermo si sta lavorando per trasferire gran parte di loro verso le imprese. La prima mossa, destinata anche ai precari di altre regioni, passerebbe da un emendamento alla legge di stabilità che il Governo nazionale presenterà la prossima settimana. A beneficiare di questo slittamento sarebbero quelli con i contratti in scadenza. I dettagli del provvedimento saranno definiti fra 7 giorni, sempre a Roma. A Palermo, invece, per i provvedimenti di competenza, il governatore è deciso per consentire la fuoriuscita dal precariato ad avviare il suo progetto. Stiamo pensando, spiega il governatore, di trasformare i fondi che ogni anno si spendono per mantenere gli LSU, 300 milioni di euro, in incentivi all'occupazione da destinare alle imprese. In questo modo favoriremo la creazione di lavoro, alleggeriremo le pubbliche amministrazioni e chiuderemo la pagina del precariato. Crocetta ha già dato mandato ai dirigenti dell'assessorato all'economia di scrivere questa norma e soprattutto di verificare la percorribilità giuridica.